Lazio-Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa, e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato, perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione, perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio, e così è stato. Allora, eccoci qua, quindi la divisa della Lazio pronto a parlare di questa giornata di campionato che vede la Lazio vittoriosa, ma ahimè vincono tutte le altre, perciò non guadagniamo nessun punto, però questa vittoria è arrivata quasi all'ultimo respiro, strameritata, ci fa ancora sperare, insomma, vediamo un po' che succede. Io credo che dobbiamo battere il Benevento e poi metterci a tavola con i due scontri diretti, e lì l'antipasto sarà il Benevento, il primo e il secondo saranno i due scontri diretti, perciò lì ci giochiamo quasi tutto il campionato. Naturalmente però speriamo che già da domenica la Lazio possa battere il Benevento. Ieri grande prova della squadra che, anche se, ripeto, non gioca come lo scorso anno, però ieri ha dato l'impressione fortissima che voleva vincere a tutti i costi questa gara. Su tutti un grande Marudic, un grande Milinkovic e, devo dire, un volonteroso Immobile. Peccato quel gol annullato a Caicedo, un gol strepitoso. La cosa curiosa è che Chiffi segue l'azione, dice ok, vai avanti, la segue dando l'ok per l'azione e poi va alla VAR. Sì, ma non decide l'arbitro in questi casi? No, è richiamato da Orsato. E ripeto, il gomito poteva anche, se la manata c'era, però insomma poi alla fine viene addirittura ammonito, perciò oltre al danno alla beffa, a Caicedo, e guardate a caso Magnani, che per tutta la gara insomma si è fatto sentire sul caviglia degli avversari, rimane in campo senza essere mai ammonito. Meritava l'ammonizione anche Magnani. Però vabbè, questi sono fatti così che io vorrei tanto evitare, non servono a nulla, però l'importante poi è la testata di Milinkovic nel finale. Cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che le altre non mollano e perciò un campionato è tutto da vivere, e la cosa bella è che questa vittoria è dedicata a Simone Inzaghi, che da casa, pensate, la sofferenza per questa partita non posso dirla, perché lui avrà pure sofferto per questa partita, ma insomma sappiamo quello che sta capitando a Simone. L'augurio che possa ritornare presto in campo significa che tutto è tornato sereno a casa Inzaghi. E questa è la cosa più importante della vita. Perciò un abbraccio a Simone e questa vittoria è dedicata a Simone Inzaghi. E poi volevo ricordarvi che la cosa più importante adesso sono i vaccini, perché se non arrivano saremo ancora in questo clima di grandissima incertezza del nostro futuro. Però viviamo la giornata e godiamoci la vita. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo domani col solito appuntamento. Ciao a tutti e forza Lazio. Venezia, io credevo che la Lazio fosse in Serie A, invece no, assolutamente no. Mio padre soffriva di dirmela questa cosa, e normalmente per un bambino scoprire che insomma non batti l'Inter o non batti qualche squadra era un po' una cosa strana. Poi dopo l'ho apprezzato, perché l'avrei nascosto pure io a mio figlio magari. Da quel momento per me è stata una missione, perché sapevo che papà voleva che diventassi della Lazio, e così è stato.